Avvocato, è una debacle politica questa, alla luce di questi risultati? Perché io non sono uno politico, è la prima volta che ho fatto politica in vita mia. Uh-huh. E sì, il risultato è negativo, enormemente negativo, indubbiamente, il risultato lo vedo anch'io. Motivi? Ma posso pensare che il mio messaggio non sia giunto agli elettori, proprio perché è la prima volta che faccio politica, di non essere stato abile nel muovermi in questo nuovo mondo. Queste sono delle idee. Altre analisi politiche io non sono in grado di farle, proprio perché non ho un passato politico, non ho un trascorso politico. Se volete far fare delle analisi a un politico c'è l'avvocato Giuseppe Fossati, è bravissimo lui. Allora, è una sconfitta di Annoni o del PDL o di entrambi? Perché qua sembra che questa è una domanda. Pestiamo l'acqua nel mortaio. È una sconfitta di Annoni, del PDL o di entrambi? Ho detto non lo so. Io l'unico tipo di responsabilità personale che potrei ravvisare per me è di non aver raggiunto gli elettori col mio messaggio elettorale. L'unico elemento che metto in dubbio, con me stesso. Non posso mettere dubbi su altre persone proprio perché non rappresenta sono comunque di attività politica. Assolutamente, però lei si è presentato come una forza politica, non si è presentato come avvocato. Io mi sono presentato supportato da quattro liste, lo sapete bene, tra le quali il PDL, che è una lista che ha portato un notevole risultato elettorale, l'avete visto nell'elezione diretta. Oggi al ballottaggio si è ripetuto, anzi forse abbiamo peggiorato. Non si è sentito un po' abbandonato, soprattutto nel ballottaggio? No, abbandonato no, perché abbandonato? Non so, visto... Non saprei, non ho ancora avuto il tempo di fare i conti, poi non è il mio mestiere fare questo tipo di analisi. Lei adesso andrà in consiglio comunale, siederà sui banchi dell'opposizione? Sarò sul banco dell'opposizione. Cos'è mancato secondo lei adesso, al di là dei motivi? Ma è inutile che me lo chieda 20 volte, io la risposta gliel'ho già data, non sono in grado di dare le risposte che lei chiede. Probabilmente il mio collega Giuseppe Fossati, che è lì, che è in politica da 20 anni, lui saprà darle delle risposte più... Forse beh, lei sarà fatto più un'idea. Profonde, no, non mi sono ancora. Un'opinione? Niente. Quale sarà il primo provvedimento da consigliere comunale? Insomma, cosa vorrà portare in consiglio comunale l'avvocato Annoni? Ma io mi siederò dal banco dell'opposizione. Allora, quello che è buono, di qualunque colore sia, da qualunque provenienza abbia, quello che è buono verrà appoggiato. Su questo non ci piove, non si discute. Quello che è buono verrà appoggiato. Quello che è negativo e che danneggia la città, che potrà danneggiare la città, che non va bene per Imperia, avrà un'opposizione che vi garantisco sarà durissima, perché io sono durissimo nel mio lavoro, deciso e durissimo, e avrò lo stesso atteggiamento in comune. Lei ritiene che siano i numeri per una governabilità? Comunque alla luce di... anche loro hanno una coalizione. Sto attendendo la lista. Lei non si sbottona, degli ma assessori. Avrà un'opinione. Attendiamo la lista degli assessori e vediamo. Queste elezioni erano un referendum su Scaiola, è stato questa detto, domanda ma... l'avete già fatta. Lei e i suoi colleghi l'hanno già fatta in tutte le salse, hanno avuto già la mia risposta. Mi dispiace, ma non sono in grado, torno a dirvelo, non sono in grado di dire se è stato un referendum o meno sul memorando di Claudio Scaiola. Non vedo neanche perché. Ma si aspettava questi numeri? A questi numeri? Con queste no, percentuali? Guardi, io sono il meno idoneo a fare questo tipo di valutazioni, gliel'ho già detto tre volte, no? Glielo dico la quarta volta. Sono il meno idoneo a fare queste valutazioni perché non sono un politico. Lì c'è l'ingegner Capacci, potete chiedere a lui. Grazie. Ma anche lui non è molto un politico, mi sa, anche se ha dei trascorsi, diciamo, migliori dei miei.